Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come va questo venerdì? Oggi è venerdì, c'è propaganda questa sera. Sì. Sì, buongiorno. Allora, noi oggi andiamo di vegetariano, vegano addirittura. Sì? Eh Possiamo dire vegano. sì, possiamo dire vegano, oggi vegano. Ieri abbiamo fatto il nostro gâteau con il prosciutto e il formaggio. Però oggi Mangiamo una cosa più leggera. quindi Ciao oggi mangiamo una cosa leggera. Passo il telefono ad Agnese perché stavolta Maria. mi ci metto io. Va bene, allora, tanto per cominciare vi dico che abbiamo messo a cuocere senza acqua, zucca e carote con due foglie di alloro che io mi appresto a eliminare Quindi perché. hanno cotto un quarto d'ora, già. Ma io ti dico che hanno cotto 25 minuti. Sì, Ammazza, un botto di tempo. hanno cotto 25 minuti, si sono Perfetto. ammollate bene. Sì. Io ho messo soltanto l'alloro, stavo dicendo, per farle cuocere. Il sale? No, neanche quello. Ci sto aggiungendo, Il infatti, sale? adesso il sale. Sì, buono. Ciao, buono. Ecco il sale. Ci aggiungo il rosmarino. Ok. E voilà, tanto bel rosmarino, poi ci aggiungo la noce moscata, Ok. noce moscata e ci metto anche l'ubi pinero. Voilà, Facciamo una buona vellutata quest'oggi. esatto, vero, Una buona. non abbiamo detto, in pratica oggi stiamo facendo la vellutata di zucca e carote. Sì. Con Agnese. Con il rosmarino e poi ci mettiamo delle melanzane fritte. E i capperi. Sì, perché abbiamo pensato che non volevamo i crostini, che non volevamo mettere un elemento di Ciao proteina dalla di. tua mamma. Ciao la mia mamma, che non volevamo mettere un elemento di proteina di carne, scusami Agnese. Anzi no, queste le faccio cuocere ancora un pochino. L'olio dovrebbe essere caldo? Sembrerebbe di sì. Così andiamo a friggere le nostre melanzane. E quindi abbiamo opzionato di fare dei ciccioli di melanzana che io ho tagliato a listarelline, Sì, c'è anche messe, Fra. Ciao Fra. ciao Fra, ho tagliato a listarelline, messe sotto sale per un bel po', anche sotto peso. Credo che le abbia lasciate forse 2 ore, 2 ore e mezza Sì, addirittura in sì, sì. E abbondanza. Dopo le ho sciacquate e strizzate. strizzate anche. E quindi no, vabbè, stavo dicendo, visto che abbiamo opzionato, questo lo possiamo spegnere, visto che abbiamo opzionato di non usare la proteina, abbiamo pensato l'opzione della proteina, quella dei contadini poveri, Cioè, la melanzana. in che La senso? melanzana è la carne dei poveri, come si Ah, dice, sì. non lo sapevo. Sì, si Vabbè. diceva così, quando non c'era la carne si mangiavano le melanzane. Davvero? Eh sì. E allora, vabbè. Irene ha scritto, ma se friggessimo anche le gambe del tavolo? Esatto. Vabbè, quindi metto a friggere ste melanzane, Volendo, ci possiamo ragazzi. provare. Guarda come sfrigola, speriamo che non salga troppo. Ok. Non gliene aggiungo altre perché non vorrei creare ovviamente troppo casino. Problemi? No, gliele posso mettere, vai. Un'altra, Vabbè, diciamo che eravamo un'altra, partiti un'altra. leggeri con la vellutatina Sì. leggera, però poi abbiamo detto, ma che facciamo? Ci mettiamo di nuovo i crostini? No, che palle. No, che palle, ci mettiamo la melanzana. La melanzana che poi dopo averla fritta l'andremo ad insaporire con un pochino di Curry e curry e peperoncino macinato. peperoncino macinato, peperoncino figurati se manca. Quindi. Esatto. E poi di cosa leggera, cioè nel senso, c'abbiamo la zucca con le carote, Irene, cioè zucca Non c'è e nemmeno l'olio, carote. L'olio ce hanno. lo mettiamo Ce dopo lo mentre mettiamo facciamo dopo mentre qualcosa a frulliamo a crudo. crudo. Però queste praticamente sono state cotte senza nemmeno aggiungere l'acqua, perché sia la zucca che le carote sono molto ricche di acqua, quindi le abbiamo fatte cuocere solo piano piano nella loro acqua, Sì, al diciamo. massimo se dovesse essere gliela aggiungiamo adesso quando le Sì, frulliamo. sì, sì.
Ne aggiungiamo un pochino. Io faccio prima questo primo pentolino Sì. e quando metto le altre frullo questa. Ok, mi piace. Sì, va Questa tua bene. organizzazione di Sei linea di lavoro. linea di lavoro, siamo Mi piace. aggiudicati. Ragazzi, questo vale sempre sulle varianti del tema, del tema, del tema, del tema, del tema, perché Irene dice bene, dice friggiamo anche quelle del tavolo, le gambe del tavolo. Sì, perché io purtroppo non riesco a stare troppo senza frittura. Però ieri abbiamo fatto una cosa a forno, avantieri che abbiamo cucinato, manco me lo ricordo. Lunedì? No, Lunedì? no, tesoro, avantieri, oggi è venerdì, Oggi è giovedì e lunedì. mercoledì. Che abbiamo fatto mercoledì? Mercoledì abbiamo fatto la pasta, mi pare. Abbiamo fatto la pasta col broccolo. Una cosa leggera. Non abbiamo soffritto niente. C'è anche Davide la gara. Davide, sei pronto per dopo? Ciao Davidino. Per l'allenamento delle 18? Oggi si mangia vellutata di zucca e carote. Con la melanzanina fritta a E i guarnizione e i capperi. capperi, scusate, i capperi che abbiamo già belli tritato un pochino. Sì, un cappero intero non mandava di lasciarlo, l'abbiamo un po'. L'abbiamo un po' frullato e lo mettiamo sopra dopo, senza Esatto. pane. Senza pane perché le melanzane ci sostituiscono un po' tutto, sia il concetto di proteina povera. Sì. Questa cosa della melanzana come proteina povera, Non hanno proteine le sì. melanzane, eh. Era una cosa che veniva fatta, le fette di melanzane Ah, anche. perché venivano fatte panate, giusto, Esatto. tipo la cotoletta di melanzane. Esatto. Mamma mia, ma quante ne so, Quante ne meno sai? male che me l'hai insegnato. Come che te l'ho insegnato? Io non lo sapevo, lo sai di tu. Ah, io ho sempre saputo che la melanzana venisse considerata la carne dei poveri. Va bene. Quindi possiamo considerarlo un piatto povero? È un piatto povero, sì, Ok. zucca, carota, le spezie, giusto quelle costano. Vabbè, povero in senso lato, naturalmente, Sì, sì, sì. quindi è una cosa figa. Beh, vedo che stanno Guardalo cuocendo mentre prima. E bene, fanno quindi. anche un ottimo odore. Beh, devono, dopo che sono state sotto sale per oltre 2 ore, 3 ore. Che Dai, dai, bello, aspettiamo che bello. che si dorino bene e poi comincio. Certo. Oh, e niente, sappiate che noi Dai raga, dai e dai tutta. tieni. Alessandro Franzini ci dice dai raga. Ciao Ale. E niente, sappiate che noi nel frangente abbiamo anche addirittura già quasi preparato tutto il menù della prossima settimana. Ormai è Sì. diventato un'ossessione, quindi Vabbè, vabbè. una sessione, diciamo che è una parentesi rosa tra le mille cose che dobbiamo fare ogni giorno. Cioè, Cioè, niente, che niente. dovevo fare? Niente, fare allenamento, guardare le serie TV, Giocare andare a sulle fare la app, spesa, giocare con le app in ogni più. tanto A lavorare. parte che la spesa la facciamo una volta a settimana, quale ogni Certo. giorno, però vabbè, Vabbè, sì, infatti. insomma. Ecco, Però va bene, va bene, va bene lo questi stesso. stanno dorando tutte quante. Filippo vuole fare anche la diretta di Pasqua e la diretta di Sì, Pasquetta. ragazzi, ci proveremo. Grosse Proveremo sorprese. grosse sorprese. Vi Per Pasqua e cominci Pasquetta. sì, vi cominciamo ad annunciare che probabilmente per Pasqua, visto che ci vogliamo passare il tempo un po' con tutti, se tutti lo desiderano ovviamente, faremo una diretta lunga probabilmente a Pasqua, domenica mattina. Se tutto fila come Cominciamo col siamo. caffè e No, col poi. caffè no. Se tutto fila come pensiamo di procedere, diciamo che probabilmente faremo un pranzo completo. Quindi prepareremo l'antipasto, il primo e il secondo. Dolce no, perché abbiamo l'uovo e la colomba Esatto, già comprati. Ok, esatto. come le vedi queste melanzane? Beh, Le vedi stavo bene? aspettando che si dorassero le ultime due che ci ho messo dentro, Ok. onestamente. Non vorrei alzare troppo l'olio perché No, poi. no, No, poi ci si brucia e non è cosa buona e giusta. Ok, non ci piace per niente. va bene. Però dovrebbero andare abbastanza Adesso voglio bene. vedere proprio cosa succederà nel frullo del frullamento, nella frullazione della Nella. frullazione
frullaggio. Nel frullaggio. Nel frullamento di tutto qua, delle Eh sì, carote. perché questa è un'operazione che di solito fai sempre tu. Se vuoi ti do il cambio. Vabbè, No, ce la puoi fare. qualche modo mi Dai, organizzo. devi imparare anche tu a fare Ah, le vellutate. va bene. Direi Allora, la prima sessione di melanzane l'abbiamo tirata. che adesso ci mettiamo le seconde. Oppa! Sono melanzane così, nature, senza farina, eh? Sì, perché si devono croccare, l'obiettivo è quello. Quindi, Basta, 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 basta. basta, basta, oddio, attenzione, che Ecco succede? Ha sporcato qua. tutto il gas. Ecco qua. No, ma tu devi Oh! dire, meno male che l'ho tolto prima. No, Certo, se no facevamo il casino, dovevamo stoppare la diretta. no, siamo Incidenti in fatti. diretta, signori, Ecco per qua. la prima volta. Avevo detto che bisognava stare attenti con st'olio. Incidenti in Va diretta. bene, non succede niente. Adesso la zucca la frulleremo. Sì. Questi La frulleremo per li posso fare continuare a mettere, non sale più, una non sale bella più, non vellutata. sale più. Attenzione Ok, qua va bene, all'olio. l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ecco il nostro amico frullatore immersione detto Mini Pimer. Sì, a tal proposito, quando proprio in occasione di questa cosa che è appena accaduta, io non so se voi avete mai avuto a che fare con un problema del genere, sappiate che io ho tolto immediatamente il pentolino dal fuoco perché, non so se tutti lo sanno, ma credo e spero e mi auguro per tutti di sì, che se l'olio avesse raggiunto il fuoco, la vampata si vedeva fino a San Pietro. Perfetto, quindi abbiamo rischiato l'incidente Sì, domestico! abbiamo solo intozzato la Oh cucina, che è quello che se ne Madonna! frega, Vabbè, se diciamo. siamo in cucina non fa niente, così ho qualcosa da fare dopo. Va bene, se proprio c'hai sto gusto. Senti, io ovviamente Andiamo ad adesso gli metto aggiungere l'olio, l'olio. poi ci metterei un pochino d'acqua perché mi sembra molto densa. Sì, aggiungiamo un po' d'olio a filo. Ecco qua. Prego. Inclina un po' la pentola. Sì. Favore di camera. E Sì, comunque ci vuole un po' d'acqua. Te ora gliela aggiungiamo. la passo. No, no, la prendo io, resta tutto bene in equilibrio. Intanto le melanzane friggono rumorosamente. Quindi abbiamo dato anche un insegnamento sulla gestione dell'incidente di percorso in cucina per evitare di mandare a fuoco Sì, tutto. o togli il pentolino o spegni il fuoco, cioè non, Certo. tutte e due insieme no. L'importante è non lasciare il pentolino sul fuoco perché se l'olio va sul fuoco prende fuoco Qua tutto. fa proprio una fiammata gigantesca. Una Sì. volta un mio inquilino ha avuto la felicissima idea di portare a temperatura di fumo praticamente l'olio. Sì. E tra l'altro non era in questo pentolino qui, ma era in un pentolino molto più grande. Scusami. E figurati, ne aggiungo un altro pochino. Sì. Sì, ha avuto la felice idea di portare a temperatura di fumo l'olio. E una volta che l'ha portata a temperatura di fumo, ci ha messo dentro della roba surgelata. Bene, quindi gli schizzi, cose. Gli schizzi, il fuoco è arrivato fino sopra la cappa. Perfetto. Io ho avuto il timore di perdere l'intera cucina quel Che giorno. bello! Ma ha fatto una vampata gigantesca, ragazzi, cioè ha fatto una vampata di questa dimensione qui, una cosa incredibile. Bene, perfetto. Per questo che mi sono premurato di togliere immediatamente. Oh, eccola qua! La fantastica vellutata! Una bella cremina, chiamiamola, va! Quindi era zucca e carote cotte nella loro acqua. Con due foglioline di alloro Sì, che abbiamo tolto. che abbiamo tolto per evitare di frullarle, poi ci abbiamo messo dentro il rosmarino, la noce moscata, il sale e il pepe nero. Ok. E la vellutata mi sembra bella che pronta. Sì,
grezza, così come ci piace a noi, Esatto. nemmeno troppo liquida, diciamo, Sì, perché sì. così è bella, non sa d'acqua. Sazia, così sazia. Sazia. Diversamente non tanto. Diversamente sciacqua le budella. E non ci piace come No. cosa. Vediamo l'olio che cascata. Un bel po'. Andiamo a togliere pure queste altre, che Se dici? no, perché non sono per niente Non sono per niente dorate. dorate? Se non mi si dorano, non gusto. Ok. Oh, queste infatti adesso che le abbiamo messe qui ad asciugare Sulla carta sulla assorbente. carta, loro si stanno indurendo un Sì. pochino, si stanno croccando. È chiaro, quando le tiri fuori non sono poi così tanto Sode. sode. Esatto. Aspettiamo un altro po'. Non so, Agnese, se tu vuoi noi possiamo anche staccare la diretta qua nell'attesa, se la gente non si stressa, diciamo, a vedere me che sbollento che friggo le melanzane. Vabbè, ma possiamo, io voglio far vedere anche il condimento dopo con il curry. Il condimento del Quindi curry. direi che Aspettiamo 2 minuti. aspettiamo 2 minuti Va bene. e nel frattempo ti prenderò un po' in giro Perché ho fatto perché hai cascare fatto l'olio? cadere l'olio e hai inondato tutto quanto la situazione Vabbè, ma qua. la puliamo ogni giorno, la ripuliremo anche oggi. Certo, ma L'unica figurati. differenza sta nel fatto che magari non usiamo il panno spugna Dobbiamo per. assorbire prima l'olio, secondo Vabbè. me, Sì. è cosa necessaria. Eh sì, eh sì. C'è anche Giovanna. Ciao Oggi Giovanna Giovanna. però non abbiamo fatto L'insalata. l'insalata, abbiamo fatto la vellutata, che è comunque una cosa Sempre carina da verdurine fare. sono, eh. Verdurine leggere, calde, calde, perché contrariamente a quello che si possa pensare, visto che c'è un bel sole fuori, Qui io a, sento freddo. almeno qui a Roma sì, c'è il sole, però in casa fa un po' Sì, freschino. sì, sì. E niente, no, a proposito, oggi mi ha suonato il citofono, ragazzi, cioè, oggi ha suonato il nostro citofono Eravamo un po' e spaventati. ci siamo spaventati, abbiamo detto ma chi sarà mai, chi sarà mai? Era un mio vecchio collega e caro amico di università, il buon giovane Mao, Luca Feraboli, che era andato a fare la spesa al mercato vicino casa e quindi che ha pensato di citofonarmi. Ci siamo salutati a una distanza di oltre 2 metri. Dai, Sì, che belle con scene. lui con la mascherina e 44 buste di verdura in mano, perché Bello. giustamente era in attesa di. Queste storie ci piacciono, queste Sì, storie sì. di amicizia ai Quindi tempi della della quarantena. quarantena. Quindi salutiamo il buon Mao, speriamo che non pigliino a fuoco di nuovo queste cose. Allora, le Vediamo un po', vediamo un devo po'. mettere un po' più lentamente. Sì, perché evidentemente l'olio adesso è bello caldo e quindi Vedi che sale, sale, sì, però. sale. Ok. Terza mandata di frittura. Io Sì. spero di non diventare una barca alla fine di questa quarantena. Ma non lo sei affatto, anzi, sii onesta e dici come ti senti ultimamente dopo l'attività fisica fatta con il tuo amorino. Mi sento stanca. Mi fanno male i muscoli. Ti fanno male i muscoli e ti si stanno tonificando. Sì, è vero, è vero. Tanto chissà se riusciremo ad andare al mare quest'estate. Assolutamente sì. Ok, se me lo dici tu mi fido. Non faremo il 1º maggio. Vabbè, quello non fa Quello niente. mi sa che ve lo potete proprio scordare, ragazzi. Vabbè. Sì, se le metto Ok. piano piano non succede niente di Sì, gravissimo, la frittura diciamo. continua. Io direi che possiamo prendere un piccolo pentolino. Sì. Ma un dolcino facile quando ce lo fate. Allora, il Il dolcino. dolcino, diciamo che noi preferiamo evitare di. Però, Giovanna, ti posso mandare delle ricette di dolcini facili facili, tipo della torta di carote, che è anche abbastanza dietetica. Sì, quella che abbiamo fatto l'altro giorno. La torta di carote che abbiamo fatto l'altro giorno, io ti posso proporre una cosa, che ti mandiamo la foto, il risultato con la ricetta.
della torta di Che carote. vabbè, la foto della torta l'abbiamo anche fatta e Sì, postata. te la riposto sulla tua pagina con la ricetta della torta, che è molto semplice da fare perché basta mischiare tutti gli ingredienti In una botta sola, sì, in una botta infatti. sola, o più o meno, metterli in forno e aspettare che cuocia. 40 minuti. Sì, quindi è una cosa semplice, facile da fare, buona per la colazione e anche dietetica perché non c'è, cioè, ci sono carote, farina, olio, uova e lievito. Sì, Pane vabbè. Angeli, non c'è né burro né latte, nessun tipo di grasso animale, quindi Io è per abbreviare abbastanza i tempi ho leggero. buttato tutte le Hai melanzane fatto dentro, bene. tanto buttandole piano piano. Quelle se si sono asciugate, dici che le possiamo rimettere nel Adesso le mettiamo qui contenitore? dentro, sì, perché Sì. questo ci serve per... Spostiamo l'olio. Scusate se se non sono una cameraman di alti livelli, Purtroppo a volte capita, qua c'è una cruda, la buttiamo Buttala dentro. dentro. Anche questo pezzo lo togliamo. Ok. Allora, cominciamo a mettere le melanzane già fritte dentro la ciotola dove erano prima, crude. Queste le lasciamo E a ci metteremo Guarda, il... io lo faccio adesso così non tediamo troppo la gente. Sì, Poi vi ovviamente facciamo vi vedere la facciamo foto. la foto del finito. Tanto le altre poi gliene aggiungerò un pochino e le risbatterò come sto per fare Quindi, adesso. fritte, ci mettiamo Curry. il curry, ci mettiamo un po' di peperoncino, Eccolo qua il peperoncino trito. poco, per favore. Ok, Io. Madonna che odore, poco sale E poi basta, e parte poi così. shh, tipo popcorn. Tipo Paccar. Tipo quando facciamo i popcorn e poi ci mettiamo il sale, più o meno quello. Esatto. Così le melanzane si impanano nel curry E e nel nel peperoncino. peperoncino. E poi le andiamo a mettere sopra alla vellutata Insieme insieme al cappero. al cappero. Quindi ragazzi, vabbè, sono le 2:30. Noi Io ho fame da morire. Agnese ha fame da morire. Domani ci rivedremo di nuovo Alle 2. alle 2:15 perché Agnese Lavora lavora. la mattina. E in pratica le nostre melanzane stanno continuando a friggere. Si può dire che il piatto tendenzialmente è finito e la cucina è sufficientemente sozza. Sporca. Vellutata di zucca e carote cotte con l'alloro. Una volta che sono state cotte senza acqua, abbiamo tolto l'alloro, frullato tutto con rosmarino, pepe nero e noce moscata. Gli abbiamo aggiunto un pochino d'acqua per portare alla consistenza che volevamo. Per fare il condimento di questa vellutata di zucca e carote, che sarà molto dolce, abbiamo fatto a filettini le melanzane, messe sotto sale, strizzate per 2 orette. Le stiamo friggendo. Una volta che le abbiamo fritte, le condiamo con il curry e il peperoncino. E andiamo a comporre il piatto con la vellutata, queste belle melanzane croccanti, perché sono venute croccantine, anzi ora me ne mangio una, sono molto buone, e i Il cappero. capperi sono veramente molto buoni. Va bene, voglio mangiare anch'io. Fine della storia ragazzi, buon appetito, Ciao, tra buon poco vi mandiamo la foto del pomeriggio. finito, Ciao. ciao!